segretario partito, il primo segretario del Partito Democratico, del Partito Comunista di allora. Noi lo abbiamo sempre pensato, ma questa iniziativa che stiamo ora vivendo al piedimonte di intestare una strada, una via a Enrico Berlinguer, mi trova perfettamente d'accordo anche per un significato. Questo fa onore alle centinaia insegnanti e piccoli proprietari terrieri che allora militavano nel Partito Comunista Italiano, che hanno visto in un Berlinguer segretario del Partito Comunista già quando eravamo in un periodo un po' avanzato del nostro periodo post-bellico, ma un segretario di grande valore, di grande coesione, e per loro è anche un riscatto potere vedere ora che essere basata su un'analisi molto attenta del presente. E secondo me quello che noi pecchiamo come politica oggi, e che è la causa poi di alcuni dei mali, dei populismi, della sfiducia nella politica, è che questa analisi del presente non la facciamo come la dovremmo fare, con tutta la sincerità necessaria. E secondo me bisogna superare questo concetto, perché la centralità dell'analisi del presente deve spostarsi da quella che è oggi la dimensione economico-finanziaria o tecnico-burocratica, guarda la scuola per esempio, una visione molto spesso tecnico-burocratica, e malgrado si cerca di fare le cose giuste, poi non sono le cose che invece ci si aspetta, e bisogna, per dirla con Papa Francesco, rimettere l'uomo, la dimensione umana, al centro di questa analisi. Ecco, se si procede con questa visione che oltre 100 anni fa Gramsci postulava nel suo concetto di intellettuale organico, poi in effetti quello che contano sono i problemi e come i problemi riusciamo a risolvere, forse contribuiremo veramente a creare un'Italia migliore e forse anche un mondo migliore. Grazie. Un saluto naturalmente alle istituzioni presenti. La mia è una visione diversa su quello che è stato detto. Io ho sempre, e lo vedo anche in un tema scherzoso, nel senso che vedo la figura di Berlinguer da un punto di vista anacronistica in questo momento politico attuale. Lo vedo anacronistica da un certo punto di vista, ma lo vedo naturalmente attualissimo per quanto riguarda alcune vicende. Lo vedo anacronistico perché mi immaginavo, sentendo tutti gli interventi, la presenza di un Berlinguer in questo momento con la nostra classe politica. E da questo punto di vista penso che nessuno ne possa dire che è più anacronistico un personaggio anacronistico di... Sono morte nella piana di Catania, extracomunitaria e quant'altro, anche quella è carne umana che va tutelata e non dimenticata. Oggi ci troviamo di fronte a una situazione che è drammatica. Chi ha investito negli ultimi 20 anni 2 euro nella finanza ha realizzato 400. Chi ha investito nel lavoro 1 euro ha guadagnato 2 centesimi. Da qui deve partire la sinistra, una nuova sinistra. Da qui deve dare prospettiva al futuro. La povertà si combatte solo se si comincia a ragionare su questi numeri. Dare una prospettiva significa questo. Non è più possibile in Italia il 48% della ricchezza è concentrata soltanto nelle mani del 10%. Cioè questo è un problema di equità, di giustizia e di equità sociale. Se non si parte da questo e si fa un ragionamento serio, non ci sono tweet, non ci sono gufi, non c'è altro. Guardate, quando io sento dire chi non è d'accordo con me è un gufo, mi ricorda quel palazzo di fronte che c'era una scritta: taci, il nemico ti ascolta. Non c'è più democrazia. Grazie.